Pronto? Ciao Andrea, siamo Loredana e Roberto e abbiamo bisogno di un tuo intervento per ristrutturare la casa. Noi adesso siamo entrambi in pensione e vorremmo proprio un ambiente che ci rispecchi. Intanto grazie per aver pensato a me, però sicuramente avrò bisogno di fare un sopralluogo per capire meglio di cosa avete bisogno. Guarda, la nostra casa è situata in un quartiere centrale di Torino, proprio vicino al Parco del Valentino. Siamo molto ansiosi di fare questa ristrutturazione. Ma se avete tutta questa fretta, vi posso organizzare e venire a trovarvi settimana prossima. Perfetto, va bene, noi ti aspettiamo. Ciao. Ok, ciao, a presto. Cambio casa, cambio vita, diventa web. Per raccontare i miei progetti di ristrutturazione in ogni dettaglio, con un prima e un dopo che vi lascerà a bocca aperta. Siete pronti a conoscere i miei committenti? Ciao, io sono Loredana, ho 65 anni. Ciao, io sono Roberto e ne ho 70. Ci siamo conosciuti 30 anni fa e siamo sposati da 25 anni. Viviamo a Torino nel quartiere di San Salvario e abbiamo, durante il lockdown, deciso di mettere mano alla nostra casa per adattarla alla nostra nuova vita di pensionati dopo 40 anni di lavoro come manager in multinazionali. Abbiamo inoltre deciso di rivolgerci ad Andrea in quanto abbiamo guardato tutte le sue trasmissioni alla televisione e ci ha dato l'impressione che possa veramente aiutarci a risolvere i nostri problemi e trovare una quadra degli aspetti tecnici che noi desideriamo del nostro appartamento. Baby, can you see? I'm waiting for you to notice me. Buongiorno. Buongiorno, piacere Andrea. Buongiorno. Piacere mio. Non vedevamo l'ora. Ma devo dire che dalle foto che mi avevate inviato via mail, la casa mi sembrava già molto in ordine, ma adesso che la vedo dal vivo, siete sicure che avete bisogno di me? Abbiamo bisogno di te. No, ci sono alcuni dettagli che ci piacerebbe personalizzare. Alcune cose sicuramente vanno riviste. Sono curioso. Dove posso lasciare il mio cappotto? Anche qua. Da questa parte. Così cominciamo a vedere la prima cosa che non ci piace. Bene, posso appoggiare qua? Nel mio alloggio manca sicuramente una cappottiera, perché quando vengono gli amici a trovarci dobbiamo prendere i loro giacchi, i loro cappotti, i loro cappelli e portarli nell'ultima camera al fondo dell'alloggio. Penso che Andrea ci possa risolvere, no, questo problema. Beh, poi guarda, per esempio, queste vetrate. Io, sai, nella mia vita ho fatto tante riunioni. Io vorrei proprio evitare questo effetto sala riunioni nella mia sala da pranzo. Anche se devo dirti che siamo tutti consapevoli che questo è un bellissimo appartamento che è stato ristrutturato molto bene dal nostro predecessore, che era un architetto, e ci siamo resi conto che alcuni particolari proprio non ci appartengono. Vorremmo anche adattare questa zona con una zona che ci permetta di avere lo spazio sufficiente per fare queste riunioni di famiglia di una decina di persone almeno. Qui riunioni di lavoro, mai più. Riunioni di famiglia, sicuramente sì. La famiglia è abbastanza numerosa tra bambini, mamme e noi, e quindi abbiamo necessità di avere spazi maggiori di quelli che abbiamo oggi con queste vetrate che delimitano il perimetro di questa stanza. Vieni Andrea, vieni. Ah, ma che luce meravigliosa che avete da questa. Ah, questo angolo al pomeriggio è bellissimo. Siamo est-ovest, quindi abbiamo sole tutto il giorno. E poi sui tetti è molto carino. È una cosa che proprio ci ha presi quando l'abbiamo acquistata. Però effettivamente ci sono dei dettagli che appartengono molto di più al nostro predecessore, perché tu vedrai che, non so, per esempio anche questo bordeaux è un colore che è ricorrente, ma è stato un po' legato al fatto che noi abbiamo trovato queste porte rosse. E infatti la stavo notando, quindi già quel colore, se non ti appartiene, ecco, posso capire il perché sono qua. Esatto. Perché il colore è molto personale. Poi ci sono altri dettagli che rendono questo ambiente, secondo noi, un po' freddo, tipo questo termoarredo. Tipo lo zoccolino. Lo zoccolino. Che io non posso francamente vedere. E poi vedi, questo salone ha queste due zone, per cui la televisione è molto sacrificata ed è là dietro.
E quindi chi è là è un po' in penitenza rispetto alla zona conversazione, cioè è tutto un po' costretto quell'angolo per poi avere tutto questo spazio. Quindi bisogna ripensare a un soggiorno. Al layout del soggiorno. E la cucina? Vieni che te la facciamo vedere. E qui mi sembra che sia tutto a posto, no? Ma guarda, a noi quello che piace poco qua è questo pavimento, che è un po' il leitmotiv di tutta l'area servizi. Perché c'è in cucina, c'è nella lavanderia, c'è nei bagni e non abbiamo più una piastrella di ricambio, quindi in caso di rottura di tubi saremmo veramente nei pasticci. E secondo me è un colore un po' datato, diciamo, tra... Quindi vuoi schiarirla? Vorremmo schiarirla se è salvabile il parquet. Però gli arredi li teniamo. No, gli arredi li teniamo perché questi invece sono nuovi, nati per questa cucina. E adesso dove mi portate? Adesso ti porto nel locale che è stato l'elemento scatenante di questo progetto. Ah sì? Sì, il mio bagno. Allora, raccontami. Ma dunque... Come vedi, il layout è già un po' irrazionale perché c'è la vasca in prima battuta. Questa è un po' ingombrante. Ed è ingombrante perché è spigolosa. È un bagno che io trovo ancora abbastanza maschile, cioè l'ho ingentilito, ma mi piacerebbe qualcosa di più caldo. Io non voglio la doccia perché amo la vasca, amo rilassarmi nel bagno, quindi voglio una vasca idromassaggio, anche se so che sta passando di moda. E la voglio comoda e la voglio appartata e poi voglio un bagno che mi ricordi un po' i bagni del passato, perché io non sembro, ma sono anche un po' romantica. Vieni invece. Vieni. Nella mia stanza. Che bello però questo corridoio, questa finestra è una rarità averla in un corridoio. Hai visto, Andrea, è il primo elemento che mi ha fatto veramente innamorare di questa casa. Posso crederti. Ecco, questo è il mio studio, che è la stanza dove io coltivo tutti i miei hobby. Dico che è mia perché lui qui non coltiva niente, perché è un tennista, quindi lui è sempre fuori. Quindi io qua passo moltissimo tempo. Nel mio studio devono trovare posto tutte le mie passioni, quindi la mia collezione di ricami punto croce, che ormai è abbastanza numerosa, le mie poltrone comode per leggere e una scrivania perché ho intenzione di riprendere a studiare. E cosa ti piacerebbe cambiare? Ma mi piacerebbe darle un le po' poltrone. Di colore. Le poltrone no, perché sono brutte, ma molto molto comode, quindi mi spiace. Però mi consentirai di rivestirle? Assolutamente sì, okay. Ammetto poi? Che sono bruttine. E poi non lo so, dargli un po' di tono, perché in realtà in questa camera è un po' finito tutto quello che non sapevamo dove mettere, compreso questo lampadario che ci piacerebbe riportare in camera da letto, perché è nato da lì. Eccoci qua in camera da letto. Vi piace il blu? Sì, decisamente. E questo è il bagno? No, no, quella è la cabina armadio. Qui c'è il bagno. Qui lì invece c'è il bagno. E anche qua cosa non ti convince? Ma vedi, innanzitutto qui c'è l'elemento del pavimento nero che richiama lo stesso elemento in cucina e nell'altro bagno. Poi c'è quel passaggio estremamente stretto vicino alla porta per accedere ai servizi e poi quella doccia lì non mi convince più di tanto. È scenografica, però devo dire che è un po' azzigolato. Esatto. Questo sarà il mio bagno, per cui qui deciderò tutto io, nell'altro bagno ha deciso tutto Loredana, deciderò io in termini di colori, di piastrelle e tutto quanto. Abbiamo finito? Sì, c'è ancora un'ultima camera che è la nostra camera degli ospiti. È una stanza un po' ibrida che funge da armadi per me e se eventualmente servisse dello spazio per allargare il bagno potremmo sacrificare cabina armadio e mettere tutto qua. Essendo anche proprio di fronte alla vostra camera. Esatto, è comodissima. Però un letto d'emergenza lo salviamo. Sì, questo divano lo salviamo perché abbiamo tre nipotini piccoli che ogni tanto si fermano. Complimenti, avete proprio una gran bella casa, ma adesso che avete deciso di cambiare casa con Andrea, vi faccio qualche domanda. Io vedo diversi colori che non vi appartengono, ma e voi di che colore siete? Sfumature del blu, ci piacciono tutte, ci piace il giallo. E da quello che ho compreso, voi oggi la casa come la vivete? Io la vivo molto, essendo qua posso notare i particolari, posso notare le cose che trovo scomode. E quindi da Andrea cosa vi aspettate? Che ci dia quel tocco di personalizzazione in funzione delle nostre esigenze e dei nostri gusti che ci permettano di amare ancora di più il fatto di restare in casa anche quando forse oggi invece siamo spinti ad uscire.
E adesso che andiamo a ripensare la casa, oggi che stile vi sentite? Allora, noi siamo di due stili diversi, quindi devi metterli assieme. Lui è molto moderno, contemporaneo, io sono un pochino più classica, cioè tutto quello che vedi di antico qui è tutta roba mia. Andrea ha fatto sopralluogo, ha visto tutta la casa, ha raccolto le nostre impressioni, anche lui è rimasto impressionato dal fatto che sia comunque una bella casa che deve essere migliorata. E purtroppo adesso è il momento clou di fare gli scatoloni e di trovare un posto dove riparare durante questi 3-4 mesi di lavori. Ma io la casa, Lori, l'ho già trovata. Sai dove andremo ad abitare in questi mesi in cui dovremo sgombrare l'alloggio? Dalla mia ex moglie, pensa. Adoro chi riesce a mantenere un buon rapporto con gli ex nel tempo. Loredana e Roberto sono una coppia molto unita, molto attenta e precisa. Hanno già una bella casa e quindi hanno anche grandi aspettative. Ho bisogno di una persona che mi affianchi del mio team, altrettanto attenta e precisa. E ho pensato a te, Olimpia. Ciao, sono Olimpia, ho 35 anni, sono nata e vivo a Milano. Mi sono laureata in architettura e sono circa 10 anni che lavoro in questo campo. Da 3 anni invece lavoro con Andrea nel suo studio. Sono sposata, ho una bimba di 3 anni e sia nella vita privata che sul lavoro posso sembrare un angioletto, ma in realtà sono molto decisa. Sono molto contenta che Andrea abbia scelto me per questo progetto. Certo, quando mi ritrovo a progettare delle case che non sono mai state ristrutturate, ottenere l'effetto wow è molto più semplice. Questa casa invece è di recente ristrutturazione, quindi dovrò farmi venire delle idee da proporre ad Andrea per stupire i clienti. Ti piace Torino? Moltissimo, una città veramente elegante, sono molto contenta di seguire un progetto lì. Meno male, perché ci andrai spesso. E tra l'altro, mi raccomando, super accogliente e paziente, perché sono due clienti molto difficili, esigenti, ed è giusto che, visto che ci affidano una bella casa già di suo e certo, noi abbiamo il compito di trasformarla, hanno sicuramente alte aspettative. Quindi io farei due ipotesi, una sicuramente molto più invasiva e, se vogliamo, gli diamo anche una valorizzazione a questo immobile che già merita. Quindi porterei la zona pranzo, soggiorno, studio, la unificherei. Lo uniamo, sì. Sì. Invece un'altra soluzione più conservativa, però è fondamentale che, se lasciamo qui la zona pranzo, le vetrate le togliamo, perché se mettiamo un bel tavolo importante non c'è spazio. Sicuramente all'ingresso, Olimpia, creiamo una cappottiera che proprio manca, quando arriva un ospite non sa dove mettere la giacca o il cappotto. Attualmente loro in soggiorno hanno un divano qua, quindi eliminerei questi due divani che creano soltanto confusione e creerei un divano centrale come abbiamo disegnato. Eventualmente uniamo cabina armadio e l'attuale bagnetto, che è un po' angusto. Quel bagno attuale, pur bellino che sia, è un po' scomodo. Però noi, come al solito, facciamo le nostre ipotesi, poi il cliente è sempre quello che ha l'ultima parola, poi noi l'indirizziamo, chiaramente. Certo. Ho proposto due soluzioni a Loredana e Roberto per rinnovare il layout della loro casa. Speravo accettassero quello più invasivo, però alla fine sono stati più conservativi. Ma sono molto felice che abbia scelto Roberto la versione con il bagno grande. Quindi, layout definito, e adesso andiamo a proporre le giuste scelte. Allora, Andrea, per il bagno di Loredana potremmo proporre questo Calacatta Gold, perché ha delle venature molto delicate, oppure questo Breccia, che ha queste venature rosse, che magari potrebbe stuzzicarla un po' di più. Questo potremmo suggerirlo per il top del tavolo. Ah sì, eventualmente sì. A me questo convince di più, mi convince anche perché queste screziature delle venature, guarda come riprendono bene il nostro color wheel. Allora, se questo è il nostro rivestimento del bagno, questi sono i nostri colori, non le voglio proporre una finitura cromo satinata, però tra i nostri campioni dovremmo avere anche dell'oro. Scusa un attimo. Sì. Per la nostra regina torinese, secondo me, potrebbe essere perfetto. Ci sta benissimo. Guarda che bello, guarda che eleganza. Però Roberto non può essere da meno. No. Quindi a loro piacciono molto i toni del blu. E essendo comunque un bagno più maschile,
starei sui grigi e il ceppo di grè può essere molto più indicato, che poi vedi che vira anche un po' sull'azzurro. Sì, invece lui sicuramente l'idea di rubinetteria cromosatinata è molto più indicata. E che ne dici di Andrea di abbinarlo a questo che scalda un po' di più? Ceppo e legno per tutta la vita. Loro in soggiorno hanno questo parquet come in tutta casa. Sì, che lì è dominante, insomma, è protagonista. Bello. Potremmo abbinargli un colore come il balena, che è... Che non si sbaglia mai, guarda sì, che bello. Sì, sì. Noi abbiamo parecchi complementi d'arredo, tra l'altro abbastanza costosi, quindi ci piacerebbe in qualche modo trovare un abbinamento anche di colori che ci consenta di non buttare via tutto, ma di conservare questi elementi che tra l'altro abbiamo scelto con piacere e che quindi insomma per noi sono importanti. Andrea, un secondo per me? Certo. Vorrei farti vedere le foto che Loredana ci ha mandato dei suoi mobili. Giusto. Dobbiamo ricollocarli all'interno del nuovo progetto. Questo è l'armadio che è nel suo studio attualmente. Ah sì, mi ricordo. Potremmo mantenerlo sicuramente nello studio. Sì. Pensiamolo frontalmente. Ok. Questa libreria io Andrea la vedo un po'... Ne farei una bella che disegniamo noi e questa gli diciamo di regalarla. Poi abbiamo questo mobile. Ah, che a Roberto questo orologio non piace per niente. No. Però questo secondo me è un bel pezzo. Ma lo metterei nella camera da letto. Ok. È un peccato che qui ci sia questa colonna che probabilmente contiene una canna fumaria al suo interno, quindi purtroppo avremo questo ingombro nel soggiorno che non potremo eliminare. Potremmo inserire all'interno, hai presente quei camini al biotanolo? Ah sì sì, certo. Sai cosa? È giunto il momento di invitarli, perché ho bisogno di fargli vedere questo progetto virtuale, perché se lo approvano finalmente iniziamo i lavori. Eccoli qui! Ciao! Ciao Andrea! Ciao! Oh, tutto bene? Ciao, sì, bene, grazie! Bene, bene, bene! Questo è un appuntamento importantissimo, perché dobbiamo dare il via ai lavori, quindi speriamo che vi piaccia tutto. Seguitemi! Grazie! Grazie! Loredana, Roberto, siete pronti a vedere la vostra casa almeno virtualmente finita? Carichissimi! Allora, facciamo tutto un tour, bene. Dai Olimpia! Qui entriamo nel nostro ingresso, dove il primo compito era creare una cappottiera e qui ce l'abbiamo. Perfetto! Abbiamo eliminato tutte quelle pareti vetrate che comunque chiudevano e facevano un po' sala riunioni, giusto? Che basta che non si lavora più, adesso si può anche mangiare serenamente. E penserei di farti fare su misura un tavolo da pranzo. Poi, il colore che abbiamo un po' sdoganato è il blu balena, che ormai mi contraddistingue, però mi sembra che sia piaciuto anche a voi. E poi vi ho sistemato questo soggiorno, che avere due divani... secondo me era ridondante, quindi abbiamo creato questa zona living centrale, questa bellissima parete biblioteca e poi questo camino che in qualche modo fa da quinta ma ti permette appunto di avere un unico ambiente. Loredana, dimmi il bagno. Bello, bello, sì. Quindi con questo rivestimento che abbiamo scelto, abbinato a questo colore, cioè, ha acquistato una personalità unica. Bello. La vasca non sarà enorme, ti anticipo Loredana, però chiaramente per gli spazi che avevamo, però vedrai che doccia grande abbiamo fatto a Roberto. Ed infine anche la vostra camera, abbiamo recuperato il vecchio lampadario che mi dicevi era perfetto nella zona notte. Senti Andrea, i colori sono bellissimi, però tu usi spesso i wallpaper, non ce l'hai proposto nessuno. Hai ragione, ma aspettavo questa occasione, ecco. Perché comunque come i colori anche i wallpaper sono molto soggettivi. Personali, quindi certo. Mi piaceva sentire che cosa vi piace per poi iniziare noi tutta una ricerca. Roberto, ti piace più qualche cosa di geometrico, di floreale? Floreale geometrico. Esiste? Lo facciamo, lo creiamo. Guarda, noi abbiamo questa collaborazione con Creative Space che fa queste carte sartoriali, quindi anche sui nostri disegni riusciamo a realizzare appunto quello che possono essere quei soggetti molto personali. Invece per te, nella tua stanza ludica, romantica...
pensavo magari, non lo so, tipo quelle, tipo il Crystal Palace, piuttosto che qualche elemento di architettura, sai, qualcosa di, cioè, di un pochino più... Che desse un po' di, sì, no, che desse più che altro un po' di respiro alla camera, allora, come se fosse una, uno sguardo sul fuori. Questi erano gli ultimi dettagli che mi mancano insieme ai tappeti. Io ho una collezione di tappeti in corso che volevo farvi vedere sul catalogo, proprio per farvi capire che ce ne sono di svariati. Perché una casa non è terminata se non ha tende, tappeti e quadri. Adesso aggiungiamo anche wallpaper, giustamente. Così almeno è una casa completata. Certo, possiamo stare sempre sui colori che abbiamo scelto. Ecco, tipo anche questo colore molto qua. Bello. Questo è molto bello, sì. Senti, ma si possono vedere dal vivo? Guarda, direi che forse è la cosa più opportuna. Olimpia, facciamo una cosa. Mangiamo un boccone insieme a loro e poi andiamo da Enrico e lo avvisiamo che andiamo a fargli una visita in showroom. Bello questo. Loredana, Roberto, è casa vostra, io vi ho fatto delle proposte, ma siamo qui per capire quale più vi piace. Io ho fatto delle ipotesi, iniziamo quello del soggiorno. Io ne ho individuato uno, andiamo a vederlo insieme. È tra i miei preferiti, ma soprattutto perché ha un po' tutte queste gradazioni. Della casa. Ma per aiutarvi ho portato anche il vostro parquet e il vostro tessuto del divano, per farvi vedere un po' nel suo insieme. Secondo me è proprio lui. Sì. Vero? Bene, allora questo qua approvato. Approvato. Adesso pensiamo alla tua zona ludica, no? Visto che ci passerai anche tanto tempo a fare ricamare. Sì. Dai. Punto croce. Senti Andrea, cosa ne pensi di questo qua per il mio studio? Allora. Che ha la tinta delle pareti. Sì. Il rui del bagno, che è proprio di fronte. Infatti. Fa anche ricchezza. Che abbiamo anche tutto il parquet. Sarà che rimane nel suo insieme coperto, sì, centralmente il giallo delle poltrone che gli dà un po' di vita. A me piace. Quindi. Adesso ci manca solamente la vostra camera da letto. Certo. Roberto, e tu come lo vuoi il tuo tappeto della camera da letto? Stavo proprio guardando quello, cercavo qualcosa. Samuel, facciamoglielo vedere bene. Ecco, questo qui mi piacerebbe vederlo. Perché noi abbiamo la nostra wallpaper che adesso ci inventeremo sui toni del blu e col vostro letto che è già blu. Quindi certo. Questo, pensate che comunque il letto ci va sopra, quello che noi vedremo praticamente è una parte, lo scendiletto creiamo, sì, sì. Quindi il lato di qui, il lato di là e il lato frontale, perché viene messo chiaramente a metà del letto. A metà del letto. Molto bene. Questo è bello. Questo mi piace. Quindi ricapitolando, Samuel, così poi me li fai preparare. Questo nella zona nella camera da letto, quello lì nella zona ludica e quello stupendissimo là, nel living. Sì. Perfetto. Convinti? Sì. Convinti. E allora partiamo. Vai. Olimpia, ora che abbiamo eliminato quelle vetrate e quindi la zona pranzo ha preso molto più respiro, dobbiamo studiare un tavolo, ma veramente bello, perché ho visto che loro ci tengono ad ospitare. Potremmo pensare di farlo realizzare dai nostri fabbri evoluti. Ok, ma Andrea, col parquet cosa facciamo? Ma guarda, è così bello questo parquet che adesso posso capire che durante i lavori sicuramente si graffierà, si rovinerà. Però, se non ricordo male, è un massello, giusto? Sì, esatto. A questo punto lo facciamo lamare tutto che tornerà come nuovo. Ma Olimpia, hai visto quanto amano Torino Roberto e Loredana? Sì, è vero Andrea, sono proprio orgogliosi. Poi dalla loro casa hanno una bellissima vista. Mi piacerebbe fargli un regalo che contestualizzi qualche cenno che proprio richiami la città nella loro casa. Va bene, mi metto subito alla ricerca e poi ti propongo qualcosa. Nel prossimo episodio di Cambio Casa, Cambio Vita Web aprirò il cantiere di Loredana e Roberto. La casa era molto in ordine, quindi pensavo fosse una missione impossible, ma guarderemo insieme il risultato finale martedì prossimo alle 21:30.